constatato una realtà, insomma, io sono preoccupato perché ci tengo a questo movimento, vengo sempre accusato di parlare prima o parlare troppo, poi parlare troppo poco. È sempre difficile, che ogni volta che apro bocca ricevo tanti attacchi. Io semplicemente voglio bene al movimento, credo ad un progetto e penso che l'alleanza strutturale, così come la stanno chiamando il Partito Democratico, sia per noi la morte nera. Mi dispiace perché Star Wars mi piace tanto anche a me, e utilizzare quella frase è proprio un cattivo sfregio a una grande saga cinematografica. Vabbè, io dico che vinca, non il lato oscuro della forza, ma che la forza sia con te. Questo è quello che io preferisco e faccio della mia vita. Noi abbiamo bisogno ora di dare fiducia agli italiani, e non con pacche sulle spalle, ma creando lavoro, creando benessere, investendo sulla scuola, investendo sulla sanità. Abbiamo lottato in Europa, ora le risorse ci sono, meno chiacchiere, meno dispetti, meno spine e più concretezza. Allora, con questo così scambio di battute di Battista, Nicola Zingaretti, il benvenuto a Goffredo Bettini. Buongiorno. Allora, intanto, perché parleremo di questo, anche delle alleanze, mi sembra che la lettura prevalente sia che i ballottaggi le hanno premiate, come dire, l'alleanza 5 Stelle PD, le regionali però no. Perché tutto sommato il PD era andato molto bene quando è andato da solo, senza Movimento 5 Stelle, non ne hanno avuto bisogno nessuno del Movimento 5 Stelle per vincere. Quindi intanto c'è questa doppia questione. Sì, lei come la vede? È vero, cioè il processo del rapporto dell'alleanza con 5 Stelle è un processo molto complesso, molto difficile, lo sapevamo dall'inizio. Ci sono stati dei passi in avanti sull'Europa da parte di 5 Stelle, sul valore della scienza, dell'uso pubblico della scienza, sulle politiche economico-sociali. Ci sono ancora tante distanze. Per me, diciamo, quella più dolorosa è quella sulla giustizia e anche sulla concezione della democrazia rappresentativa. Quindi è un rapporto complesso. Ma non c'è dubbio che nelle comunali, nei ballottaggi, si sono sommati i voti per la prima volta. Quindi questo processo di dialogo, insomma, di comunanza nella lotta contro la destra è molto andato avanti, anche secondo me nella coscienza di tanti elettori di 5 Stelle. Questo lo vedo come un fatto positivo, però dobbiamo sapere, è sempre una lotta, una battaglia, un corpo a corpo. È un corpo a corpo e soprattutto con una parte di Movimento 5 Stelle che veramente non ne vuol sapere, perché la morte nera di morte Battista, nera è... l'Udeur, siamo come l'Udeur. E poi è una situazione nel Movimento 5 Stelle, la vediamo proprio nel giorno per giorno di queste ultime settimane, e sono a un passo dall'implosione. Lei che idea si è fatto di questa fase, di chi prevarrà, come potrà, diciamo, quale leadership potrà essere quella che dialoga con il PD? A me pare che Di Battista si deve mettere, prima di parlare di morte nera, si deve mettere d'accordo con i suoi colleghi di partito, mi pare in minoranza. E il fondatore del movimento Grillo, seppure con la sua, diciamo, autonomia, la sua distanza dalla gestione del movimento, mi pare che abbia fatto una scelta di fondo nel rapporto con il PD, anche se tante cose, ripeto, che dice sono lontane dalla mia sensibilità. E poi in questo momento vedo Di Maio particolarmente propenso a rinsaldare i rapporti politici che sostengono il governo. Quindi ha abbandonato Salvini definitivamente, diceva che era quello più salviniano. No, penso di sì, perché anzi mi pare che questa esigenza di costruire un'intesa per il paese più solida tra le forze politiche, no, noi non possiamo considerarci amici per errore. Se vogliamo ricostruire l'Italia dobbiamo essere una coalizione che dà agli italiani un punto di riferimento, una prospettiva, un'affidabilità. Ecco, in questo momento c'è tanto bisogno di credere ad un equilibrio positivo del Paese, a una stabilità del Paese. Io prima, presentandolo, ho detto soltanto Goffredo Bettini, adesso ci stavo pensando, non ho detto neanche Partito Democratico, ma di solito lei viene presentato come il consigliere più ascoltato da Zingaretti. Ma le sta un po' stretta questa, diciamo, questa definizione, questo noi lo chiamiamo assolutamente sottopancia? Assolutamente sì, perché fa male a me e fa male a Zingaretti. Zingaretti è un leader
autonomo, ha dimostrato sul campo, diciamo, di avere l'autorevolezza che è necessaria. E io vengo da una lunghissima storia di dirigente politico, insomma. Anzi, ho visto crescere Zingaretti, e già ero segretario allora della Federazione del Partito Comunista di Roma e membro della direzione nazionale, molto giovane. E ho una mia storia, mi sono intestato tante fasi della politica della sinistra e sempre apertamente, anche oggi, io parlo pubblicamente molto più degli altri, cioè esprimo le mie idee a tutti, sì, non però faccio niente nell'ombra. No, no, ma non è il consigliere, non è necessariamente qualcuno nell'ombra. Qualcuno perché aggiunto lei fa nell'ombra, le sue... e questo è talmente falso, perché quale ombra? Io sono ingombrante, dice... non umbratile, però... la metto così perché è legato anche al tema dei 5 Stelle questa domanda, dove vado a parare, nel senso che viviamo uno strano periodo in cui i partiti hanno, per carità, le loro gerarchie, e però nella stranezza di questa fase c'è che Casaleggio, ci siamo chiesti per tanto tempo chi fosse, come stesse, sì. Lo stiamo scoprendo ora, tutto sommato, che anche il movimento dice ma Casaleggio chi è? Sì. E però è, perché intanto scopriamo che legalmente ha, eccetera. Renzi, una volta c'era Ettore Rosato, che è coordinatore di Italia Viva, e mi ha detto, ma Renzi è come Grillo, non ha un ruolo, è il fondatore di Italia Viva. Lei, diciamo la verità, non è soltanto ascolto, insomma, lei pesa nel partito, pesa il capo delegazione Franceschini, forse c'è una struttura di questo tipo... E però lei non ha un ruolo codificato, lei è un membro della direzione, sì. Potrebbe assumere un ruolo diverso nel partito, le piacerebbe? Guarda, io le dico la verità, lei tocca un punto molto, in me adesso molto presente, una domanda molto presente. Io francamente dopo una legislatura al Parlamento europeo mi ero messo in pace con la coscienza e me ne stavo tranquillamente in pensione, anche se non sono anzianissimo, insomma. C'è tanta gente che ha più anni di me e ancora gestisce tante cose direttamente. Io ho fatto una scelta diversa. Poi la vicenda del Partito Democratico, l'elezione di Zingaretti, la situazione così di emergenza del paese, mi hanno consigliato di tornare. E nel momento in cui sono tornato non ho pensato a ruoli, ho pensato esclusivamente a dare una mano. Ecco, e sono contento che anche i contributi così liberi siano stati in parte ascoltati. Detto questo, io sento adesso un po' l'esigenza di fare qualcosa in prima persona, non so più direttamente, non so che cosa. Cioè, ma fare insomma... il presidente del PD, un ruolo che è rimasto vacante. Non parlo tanto di cariche, io sento molto l'esigenza di parlare direttamente, insomma, al partito, agli elettori, anche attraverso una forma di area politico-culturale che possa contribuire a tutto. Le parti del partito. Ci sto pensando, vedremo nei prossimi giorni. E sta lavorando con qualcuno in particolare, una, come dire, la dobbiamo chiamare una corrente, lo so, una brutta corrente, parola. Io sono stato sempre contro le correnti. Un'associazione, semmai un'associazione, think tank, un'area culturale che possa invece proprio fare anche una battaglia per il rinnovamento del partito. Le correnti a canne d'organo sono il contrario della qualità dei dirigenti, cioè c'è tanta gente brava che non si vuole arruolare e bisogna dare loro una voce, permettere di entrare nella scena con protagonismo. Ecco, questo ancora non c'è, il partito ancora non è cambiato. Zingaretti ha fatto delle cose importantissimo, è stato sottovalutato, dileggiato, preso in giro e invece è un dirigente solido, equilibrato, che ha saputo tenere il timone in una fase difficile. Però sul partito siamo stati travolti dall'emergenza del Covid, dall'emergenza sanitaria, economica e quindi lo abbiamo lasciato un po' sullo sfondo questo tema. Noi dobbiamo riprendere il tema del partito, cioè della ricostruzione di un partito radicato e capace effettivamente di mettere in campo le forze migliori. E quindi, vista anche di un congresso, lei pensa che serve? Ma no, il congresso arriverà quando dovrà arrivare. Io penso proprio ad una riforma del partito, che si può fare anche senza un congresso, perché noi... Le piacerebbe avere iscritto del gruppo dirigente di oggi nella sua associazione? Del gruppo dirigente di oggi? Beh, io penso a un'associazione un po' interno-esterno, mi piacerebbe sicuramente...
adesso dico un nome così che mi viene perché ho una frequentazione molto affettuosa, Gaetano Manfredi, che è il ministro dell'università, è una persona finissima, di grande intelligenza. Dialogo molto, ancora un po' fuori, ma molto vicino, con Antonio Bassolino, che resta una delle personalità più interessanti della politica italiana. E di chi è attualmente al governo, che so, Gualtieri? Beh, Manfredi è sicuro. Beh, Gualtieri sì, ho un rapporto molto buono. Io lo ritengo un grande ministro del tesoro, ma anche un ottimo intellettuale. Lui viene da una formazione storica, di storico, e io mi ricordo i grandi maestri del partito dicevano sempre che la storia tra tutte le materie doveva essere quella che si padroneggiava meglio se si vuole fare il dirigente politico. Speriamo che gli sia d'aiuto. Io voglio farle sentire un altro passaggio di Zingaretti da Fazio, perché dice una cosa sulla quale mi piacerebbe sapere sì. Che cosa ne pensa. Sentiamo Zingaretti l'altro sul governo. Renzi sollecita il PD a fare scelte di camponette sul MES, recovery fund, il autostrade, inoltre le chiede di entrare nel governo. Lei che cosa risponde? Entrerà nel governo? No, no, anzi Renzi in realtà dice prima di tutto pensiamo alle idee, e io credo che questa sia un'evoluzione positiva. In realtà io, il Partito Democratico, dal primo giorno di formazione del governo dice non si può governare da avversari, da nemici, bisogna governare da alleati, e oggi c'è un'evoluzione positiva perché anche Renzi riconosce, dopo la vittoria in Europa, dopo le ultime amministrative, che è tempo di costruire un progetto comune per l'Italia, una visione comune di chi ora sta al governo. E per questo dice la politica torni protagonista, per parlare a quelle paure degli italiani che rimarranno paure se non trovano un approdo, una via, una prospettiva. Allora, due cose. Uno, secondo lei Zingaretti dovrebbe andare al governo, e due, Renzi, perché lei ci ha parlato, insomma, un colloquio con Renzi, ha anche, come dire, caldeggiato l'ipotesi che coordini un centro un po' sbriciolato in tanti movimenti. Sì, io ho fatto un ragionamento molto semplice. Prima però se Zingaretti deve andare al governo. No. No, perché non ci vuole andare. E perché credo che in questo momento forse un impasto, come si dice, parola bruttissima, brutta, ma insomma un rafforzamento in termini di nomi, levi questo e metti questo, non so quanto sia giusto. È un Il governo è un po' un treno in corsa, adesso abbiamo di fronte l'esigenza di implementare questi progetti che si stanno facendo per l'utilizzo delle risorse europee, insomma è difficile anche da un punto di vista tecnico secondo me. E poi non so, Conte non mi pare predisposto, non voglio parlare per carità a nome del Presidente della Repubblica, però da lì è venuto sempre un segnale di grande saggezza e di grande prudenza. Quindi io parlo piuttosto di un salto di qualità politica, come ha ricordato Nicola, e cioè il fatto che insomma queste forze, se vogliono, ho sentito che si parlava di Battista, parlava di alleanza strutturale fra e sono stupidaggini, sono parole gergali. C'è una cosa molto semplice: queste forze politiche hanno detto che vogliono arrivare fino alla fine della legislatura. Allora, se si vuole arrivare fino alla legislatura, noi dobbiamo essere capaci di avere una visione comune, di fare un'intesa politica. È esattamente il contrario: in questi mesi passati c'è stata poca intesa politica. E quindi siamo andati un po' sparpagliati, e anche alle regionali c'è stato questo fenomeno per cui in alcune parti le alleanze erano diverse, in molte parti, in quasi tutte le parti diverse da quella nazionale. Quindi noi abbiamo bisogno di contrarre un'intesa politica positiva per il Paese, che la gente dica, ah, ecco, questa maggioranza non litiga, ma ha deciso un programma, che sarà un programma anche di compromesso, però un compromesso trasparente, e si fanno le cose che si sono decise, e senza deroghe. Renzi è stato coraggioso, devo dire, perché nella sua intervista ha assunto questa ottica, e io lo ritengo un fatto politico nuovo. Beh, Renzi importante. Dice dobbiamo però trovare l'accordo su autostrade, dossier concreti, sì. Caldi, sui quali 5 Stelle hanno posizioni diverse, su quali il PD sembra non subalterno. Bene, assolutamente. Guardi il MES, oggi ci ha detto Faraone poco fa che si presenteranno Italia Viva in aula oggi al Senato, a Speranza dirà benissimo, vuoi l'emergenza? Speranza è a Conte, vuoi procedere a colpi di emergenza? Sì, ma allora il MES subito.
per esempio, per dire, è comunque una posizione di forza. Non è che Zingaretti poi alla fine, vabbè, ora ha ottenuto i decreti sicurezza, però sì, cioè, 13 mesi ci sono voluti per ottenere questi quattro cerotti, però importanti, come diceva Buccini nella parte precedente della trasmissione, però poi non ottiene altro. C'è una debolezza, secondo lei? No. Quelli che hanno sostenuto una subalternità del PD si sono dovuti ricredere, perché noi nelle regioni abbiamo vinto, e abbiamo vinto anche da soli. Ma perché? No, subalternità sui contenuti. No, ecco, ma perché? Perché effettivamente la gente ha sentito che noi avevamo uno spirito unitario. Non avremmo ottenuto anche tanti voti disgiunti se non avessimo avuto questa capacità, insomma, di essere unitari per due. Se gli altri non sono unitari, il Partito Democratico deve essere unitario per due. Così mi hanno insegnato a me. E non è vero che non abbiamo ottenuto risultati. L'Europa è la posizione del PD. Come è stato affrontato il Covid è la concezione del PD. Come abbiamo impostato la politica economica è un ministro del PD. La scuola è la posizione del PD? No, ecco, noi abbiamo un... detto che è un processo difficile, abbiamo un bicchiere mezzo pieno e uno mezzo vuoto. Vogliamo vedere quello pieno o quello vuoto? Ma se noi dovessimo vedere solo quello vuoto, che cosa succederebbe? Io le faccio un esempio. Domani io decido che non si può governare con i 5 Stelle perché su tanti argomenti ancora è difficile. Che cosa succederebbe in Italia? Ci sarebbe un vuoto o le elezioni. Ci sarebbero delle elezioni democratiche. In questo momento io penso che gli italiani non le vogliano e sarebbe molto ingiusto. Stanno arrivando adesso quei soldi, stiamo impostando adesso quei progetti. Abbiamo ottenuto noi, attraverso un rapporto positivo con l'Europa, una credibilità. Io ho parlato con tanti, perché sono stato parlamentare europeo, con tante personalità europee, anche di altri paesi, anzi molto di altri paesi. È impressionante il credito che ha conquistato l'Italia. Noi siamo un'anomalia positiva, anche sul piano di una certa ripresa economica, di un tentativo di ripresa economica. Certo, siamo sotto col PIL, questo è ovvio. Ma noi l'ultimo trimestre abbiamo avuto un rimbalzo positivo, soprattutto sul terreno della produzione manifatturiera. La spesa pensionistica, ma questo ci porta lontano. Sì. E mancava un pezzettino. Quindi con Renzi che cosa... Ora tutto bene? No, tutto bene. Renzi, lui ha chiesto Renzi anche... Renzi vuole il rimpasto, vuole forse rimpasto. Il Ministero della Difesa, si dice. No, ma io questo non voglio adesso mettermi nella testa di Renzi. Io prendo solo la parte buona della sua intervista, che, ripeto, è coraggiosa. Poi, naturalmente, lui spinge, ma questo fa un po' anche parte delle sue caratteristiche, diciamo, un po'... garibaldine, diciamo, o guascone, e spinge anche per questo atto politico, diciamo, di riorganizzazione dell'esecutivo. Ma le ripeto, su questo non vedi chiede più la Conte. Testa di Conte, c'è stato un momento in cui aveva... Le pare poco? E per lei Conte, per il PD, non è un po' ingombrante? Lei crede che si voglia fare un partito per sé o intestarsi 5 Stelle o fare cosa? Ma guardi, veramente Conte ha dimostrato due cose che secondo me sono molto importanti per un politico: la forza, perché è un uomo che ha dimostrato forza, e pazienza. Sono le due cose che sembrano lontane tra di loro, ma invece se unite fanno un buon politico. Ecco. E io penso che lui non so che cosa progetti per se stesso. Lui è Presidente del Consiglio, lo sta facendo bene, e penso che debba continuare a svolgere questa funzione a questo livello. Senza stare in nessun partito. Ecco, che poi, questa è una mia opinione personale, nella prospettiva italiana possa essere egli stesso promotore di un'area ampia che... insomma, posso includere tante forze anche diverse e anche moderate, anche cattoliche. Ecco, anche cattoliche. Quello questo lei ce lo vede. Sì, è una cosa che farebbe... Potrebbe raccogliere voti, Conte. Farebbe bene lei alla democrazia italiana e rafforzerebbe il campo democratico contro questa destra sovranista. Sento, ho due domande ancora e poi la lascio in pace e sono queste. Una è Roma. Perché Zingaretti aveva detto, vabbè, passate poi regionali, comunali, amministrative, penseremo anche a tirar fuori un candidato. Ce l'ha lei un nome che è stato il grande ispiratore, Rutelli, Veltroni, eccetera? C'è un nome di Bettini, un consiglio? Io ho fatto il fioretto di non parlare di nomi e su Roma.
perché io spinsi molto, vabbè, come si sa, sia Rutelli, poi Ignazio Marino, Veltroni e anche Ignazio Marino che stravinse. Poi però mi sono stati addebitate tante responsabilità, proprio perché non nell'ombra ma apertamente ho aperto anche dei processi politici, ho fatto delle scelte, quindi adesso ho già dato su Roma. Ecco. Però devo dire che la mia impostazione è molto limpida. Noi dobbiamo ottenere il avere diciamo il nostro candidato migliore, dobbiamo farlo con molta forza, con molta decisione, partendo però dalla coalizione, da un'ipotesi di coalizione, da un lavoro programmatico e sapendo che comunque non è che dobbiamo aspettare il grande nome. Se ci fosse il migliore. Beh, Zingaretti ha detto che brutta cosa, è un onore fare il sindaco. Sì, no, è un onore, però non si, sì, però nessuno vuole fare, però io non colpevolizzerei. Perché quando si parla di Davide Sassoli si parla di una persona che è un pilastro in questo momento dell'assetto europeo. Quando si parla di Gualtieri si parla del pilastro del governo italiano che è affidabile a livello europeo come nessun altro. Quindi bisogna avere anche perché, questo dico, si sono manifestate delle forze in campo di primissimo valore. Di una generazione anche diversa, con caratteristiche diverse rispetto a una storia di partito. A chi si riferisce? A Monica Cirinnà, a De Biase? È emersa la Monica Cirinnà, è emerso Caudo, è emerso Ciaccheri, è emerso Tobia Zeri, un ragazzo intelligentissimo, bravo. Perché mortificarle? Non vanno mortificate. Quindi primarie? Primarie, se si trovano altre vie, però un concorso di forze che valorizzi quelli che hanno avuto il coraggio di entrare in campo. Loro sono la nuova classe dirigente di Roma. Quindi me. Tutto un gruppo con un nome, esatto, che li tiene insieme, lei pensa? Ma anche un Calenda o qualcuno extra PD? Guardi, Calenda è una persona che io stimo, mi è simpatica, anche se... spesso con me un po' puntiglioso, un po' ecco, però Calenda si è molto allontanato dal PD. Ecco, noi non possiamo non tenere conto che lui ha fatto la campagna europea, ha preso molti voti anche dal PD e quindi è un po' il nostro popolo ci è rimasto male, cioè una frattura, e poi è molto duro nei confronti del Partito Democratico, quindi non so quanto sia possibile una sua candidatura. Ultimissima cosa, gliela devo chiedere, in Cauda Venenum c'è stato un pezzo molto polemico nei suoi confronti sull'Espresso, che diceva che lei, che è nel CDA dell'Istituto Luce Cinecittà, ambisce a scalzare l'attuale presidente del CDA, che è la Amirati, e che insomma magari sarebbe disposto ad appoggiare magari la campagna elettorale da sindaco eventuale. Queste sono tutte falsità che io ho, di però, Michela Di Biase. Ho querelato civilmente per vie civili chiedendo risarcimento. Cioè non è vero che farà il presidente, non è vero che farà. No, è del tutto falso. Perché lì in quell'articolo si dice che io avrei preso 120.000 euro lordi per questo incarico io lo posso fare se lo farò, e non credo, ma se lo presidente, farò, cioè, presidente, sì, o amministratore delegato, quello che è, lo posso fare senza percepire una lira, per il semplice fatto che la legge prescrive questo. Grazie a Goffredo Bettini, pubblicità, restate con noi, avremo Marco Bentivogli e Luciano Floridi con la loro associazione Base. Vediamo che cos'è.